stavo guardando Radio 11.11 e ho sentito la frase che mi ha fatto rabbrividire, che in realtà ho già detta questa cosa qualche giorno fa, però poi non avevo pubblicato il video e ci tenevo a fare un video breve parlando solo di questa cosa, che è ricollegata allo spiegone classico che ha fatto anche Longo su Border Night qualche giorno fa, video bellissimo, se non l'avete visto guardatelo. Per cui stava spiegando come il progetto Fabiano sta procedendo, cioè il progetto Fabiano è un progetto di lentezza che porta la società a un transumanesimo con una lentezza appunto fabiana. Ok, quindi finché nei loro piani tutto va bene, le persone rispondono a questa introduzione piano piano di disumanità, il piano va avanti e procede con un certo ritmo. Quando le persone diciamo si ribellano, il piano può diciamo accelerare. Ok, quindi il sintomo che stiamo vedendo adesso, perché la gente se ne accorge? Perché fino ad adesso tutti questi cambiamenti sono stati fatti in modo fabiano o senza che noi ce ne accorgessimo, in modo giusto, no? Perché adesso molta gente si sta risvegliando? Perché stanno velocizzando? Perché? Perché sono in crisi. Bellissimo questo ragionamento, bellissimo secondo me e comunque vero, appunto. Il problema qual è? Che non sento dire da nessuno. Oggi davanti ai primi 5 minuti di Radio 11.11 ci ho sentito proprio questa roba. E speriamo di non vederci più, perché il giorno che non ci vedremo più sarà perché il sistema sarà stato sopraffatto, cioè il sistema, diciamo, il sistema Fabiano, il piano Fabiano, lui intendeva dire. Io qua farei una riflessione. È vero, tutto vero, però dovremmo riuscire a distinguere, cioè adesso le persone si stanno risvegliando proprio perché vedono questa accelerazione e non sono addormentate da dalla lentezza che introduce, come dire, in modo quasi invisibile, elementi che ci portano verso il transumanesimo. E quindi ce ne stiamo rendendo conto. Il problema è che se tutto questo avrà uno stop brusco, come avete presente quando Willy il coyote corre e poi si ferma a un millimetro al burrone? Ecco, se succede questa cosa, ragazzi, significa soltanto che loro stanno stoppando perché hanno capito e non finiscono nel burrone. Se finiscono nel burrone, penso che ce ne accorgeremo perché sarà da così, così. Ma se non finiscono nel burrone, ci daranno altro tempo. La gente che si è risvegliata si riaddormenterà, passeranno anni perché hanno pazienza, non hanno fretta, passeranno anni. Noi ritorneremo nelle nostre vecchie abitudini e saremo ancora più fottuti. Saremo ancora più fottuti. Quindi io su questo vi invito veramente a riflettere. Ce l'ho fatta fare 3 minuti e quindi adesso.